Buongiorno, siamo ritornati a incontrarci quest'oggi io e Claudio, CC65 o Lupo Solitario 65. Location fantastica, San Felice, dove possiamo ammirare anche le isole Pontine. Abbiamo preso un bar che ospita ciclisti, fortunatamente, perché alcuni hanno anche i cartelli. Vietato l'ingresso ai ciclisti, quindi lo vediamo soltanto dalle nostre zone. Ai cani sì, ai ciclisti no. Punto. Giornata fantastica e sono contento di ritrovare il mio amico Claudio. Condivido. Senti, ti voglio fare una domanda, tu che sei stato sulle Dolomiti, no? Ma sulle Dolomiti chi è che fischia? Le marmotte? I freni a disco. Ah, una volta le marmotte, adesso i freni a disco. Sì, sì. Hai capito? Quindi i freni a disco frenano col fischio. Io non sono riuscito a capire ancora, dopo alcuni anni dell'introduzione del freno a disco, caro Claudio, il perché la gente compra esclusivamente freni a disco, bici con freni a disco. Parliamo. E poi in discesa se fanno passare da chi? Tranquillamente da quelli come noi. Non sa neanche andare tanto bene in discesa. No, ha paura, però. Hai capito? Continua a comprarsene. Quindi la gente che usa il freno a disco non sa andare in bicicletta, primo. Va più piano in discesa perché sa sempre a frenare. Fischia. E oltretutto in salita sì. Fa una fatica enorme, perché stiamo parlando di bici da quanto? 9 kg 8 kg, 8 kg e mezzo, senza parlare poi che ormai c'è l'invasione delle cavallette, delle bici elettriche. Ah, bici il motorino. Bici elettriche che sì, hanno dato la possibilità a molti che non hanno possibilità fisiche di vedere quei panorami. Senti Fla, a proposito, ma l'assurdo è vederle sulle bici da strada. Da strada? Da corsa, sì. Uh-huh. Assolutamente. Senti Fla, ma io so che il medico consiglia di sudare e di fare fatica per stare bene in salute. Ma quelli che si prendono le bike, sto fatto lo sanno? Non gli frega niente, questi mangiano e bevono. Mangiano e bevono e vanno in bicicletta. Sì. C'hanno la base. Con le ciabatte sulle Dolomiti. Vanno con le bike. Ah sì? Quello è bello. Quindi a fare le salite dolomitiche in ciabatte e bici elettriche. Fantastico. Quindi praticamente vanno in bicicletta come sì, se andassero al mare. Con la panza di fuori, chiaramente. La canottiera? Canottiera, pelo che esce fuori. Pelo sulle gambe, pelo dappertutto, ma soprattutto con la ciabatta. Con la ciabatta, che infradito? Passo Bordoi, bici elettrica e ciabatta, foto davanti a monumento De Coppi. De Coppi, assolutamente bisogna farlo. Con l'infradito? Assolutamente. Questo è il futuro della bicicletta. Voi non dovete andare alle fiere o agli incontri tipo Tapei. Ci pensiamo noi con le nostre dirette. Poi a proposito di mercato della bicicletta, come lo vedi Flavio? Tu che sei un esperto. Ho detto a Claudio che io sono un fan della Trek da tanti anni, ho detto se questi faranno la prossima bici di moda con telaio esclusivamente con freno a disco, io non la cambio, non riesco a cambiarla. Non riesco a chiamarla per principio e perché a me non serve. Certo. A me non serve, a me non piace, non voglio regalare soldi a un mercato che ha buttato fuori questa nuova tecnologia, ammiriamo, ma che per quanto mi riguardo a me non serve. Senti, ma il non peso. Non so cosa ne pensi. Il peso una volta dice tutti erano grammomani. Non frega più niente a nessuno. Adesso non si guarda più al peso, si guarda. Ma che si guarda? Ad avere la bici che è aggiornata ad oggi. Al niente. Bici, se tu domandi alle persone che hanno bici con freni a disco perché hai fatto questa scelta. Che ti rispondo? Perché hai fatto questa scelta? Che ti rispondo? Ma a te serve il freno a disco? Qual è la differenza che noti
rimangono come i pesci, fanno le bolle quando rispondono, le bolle come i pesci. Non lo sanno neanche loro. Non lo sanno neanche loro. Però se la devono comprare, se no se stanno. La devono comprare perché devono essere trend. De moda. Il trend, sì. Poi si fanno il giro domenicale intorno trend, al palazzo. Sì. Poi quando vanno in discesa chiaramente si fanno passare perché non sanno andare in bici. È ovvio. Fanno i fischi come le marmotte. Quindi al solito l'amico ormai, non più le marmotte. Non ci stanno più le marmotte, sono stanno i freni a disco. I freni a disco. Quindi abbiamo capito che le marmotte hanno perso il loro lavoro. Sì. Quindi, di fatto. Noi, io e te, possiamo andare a trovare le marmotte. Oh. Su Fauniera, su La Marmolata. Ecco, portate i freni a disco sulla Marmolata se volete sentire marmotte. Oh, ho capito. Tu mi chiedevi cosa ne penso del freno a disco. Penso che sia stata la più grande disgrazia che potesse capitare alla bicicletta da corsa. Brutti, fastidiosi, costosi della manutenzione. E assolutamente. Ma poi una cosa c'è da dire. La gente dice, ma quando c'è brutto tempo troviamo... questa storia qua, troviamo l'acqua, anche non prima di uscire, ma durante l'uscita, troviamo l'acqua. Noi in discesa abbiamo la possibilità... Ma tu, secondo te, quando piove in discesa con freno a disco, da che dipende? Al freno a disco che freni? O dalla gomma che magari... Bravo! La possibilità di fare la curva eccetera, quindi sta teoria. Bravo. Lasciatela perdere. Il limite perché è... se ve sento di sta teoria vuol dire che tu del ciclismo non ci capisci niente, come me tra l'altro, però in discesa non conta avere il freno a disco, conta soprattutto quando c'è il tempo, il medio, no? La gomma che ti permette di fare quella piega, quella frenare eccetera, il coraggio anche per poterla fare. Bravo. Lascia perdere il freno a disco, che è il limite della bicicletta, è il tubolare o il copertoncino. Che sia, perché è esiguo. Bene, questo è un altro principio fondamentale. Ma poi mi spieghi il fatto che i freni si surriscaldano, i freni dischi surriscaldano, ecco, spiega un po'. Io ho visto gente veramente che se gli toccavi il mozzo prende tensione. Poi si spaccheranno i mozzi prima o poi. Vediamo. Ma gente anche che ha fatto uscire il fumo buttandoci l'acqua per far vedere sta cosa. Vabbè, a me non interessa. Comprate le bici con freni a disco, spendete 1000, 2000, 3000 euro in più, siete trend, siete normali e fate fischiare sulle Dolomiti come le marmotte. Basta. Però in effetti il comitato delle marmotte ci ha chiamato e ci ha detto: potete fare qualcosa per farla finire sta storia che ci hanno fregato il posto? Raga, dateci un taglio con questi freni a disco. Andate a Freddy Schaffen alla fiera e compratevi le bici con freni a disco. E noi non se le compriamo. Noi siamo contenti per voi. State tranquilli. Noi pedaliamo lo stesso. Leggeri. Meglio. A proposito, quanto pesa? Prendiamo di meno. Famo pure l'affare. Perché se fanno gli affari adesso i polli. Poi venite a misurare con la bilancia nelle bici nostre. E poi mettiamo le bici vostre. Flavio, quanto pesa la tua? Ma adesso 5 kg 800. 5 kg. Una bici 58. 58. 58. La mia 5,540 kg, quella che c'avevo qualche anno fa. Adesso ci ho messo qualche grammo in più, però gli 8 kg ne abbiamo proprio. Cioè noi, gli 8 kg a noi non ci appartengono, perché noi siamo della vecchia scuola. La bici deve essere agile, scattante, snella, soprattutto leggera, perché se no mi faccio la mountain bike o le bike. Poi un'altra cosa, dimmi. Un altro trend che sta, vai. Di cui io con te ho avuto anche una discussione, un dialogo. Un altro trend che sta portando la tendenza delle gomme alla larghezza della sezione esorbitante, no? Quindi telai con strutture della forcella che permettono 28, 32. Sì. Ma spiegatemi un attimo, ma voi fate la bici da strada o la bici da motocross? Esatto. Io ho visto persone che pensano che avendo una sezione maggiore ha più stabilità, ha più scorrevolezza. Ma chi l'ha detto questa cosa? Ma l'avete sperimentata voi queste cose?
spiegare, spieghiamo il motivo, discese. Spieghiamo il motivo alla gente che non lo sa, e il motivo è soltanto uno, che quella è la copertura per le biciclette con i freni a disco, ecco, che hanno bisogno, ecco, della fatele le bici da motocross, allora fate esatto, le bici da motocross, oh, una volta c'erano, ti ricordi quelle col cambio che facevi? Sì, da 32, metteteci il 36. Cioè, avete capito che state prendendo dei granchi cosmici e noi ci stiamo facendo le meglio risate, io e Flavio, e non siamo gli unici. Io l'ho provate, io l'ho provate, quindi prima di parlare l'ho provate, la scorrevolezza, ecco, fate le discese dolomitiche con una sezione da 28 e io sono rimasto ancora a 23, poi vedremo chi scorre meglio. Flavio, possiamo, possiamo dire ai nostri amici quante salite, grandi salite abbiamo fatto tra le Alpi, gli Appennini? Un po'. Quasi tutte. A me la sezione destra, guardando l'Italia di fronte, l'ho vista tutta. Mi manca un po' la parte sinistra delle Alpi, che magari speriamo di scoprire insieme. Che io ho fatto pure, e che prima o poi ci torniamo a fare. Qualcuna insieme dobbiamo farla. Certo. Che non abbiamo fatto io e te. Certo, tanto. Vedemo. Siamo arrivati pure in Francia, in Svizzera, da tutte le parti siamo arrivati. Per cui a noi non ci possono venire a cantare storie. Allora, venite in discesa con le ruote da motocross e con i freni a disco, poi vediamo. Vediamo chi fischia più. Voi o le marmotte? E chi scorre? Ma gli spieghi il fatto dei freni quando fischiano, si surriscaldano? Che succede, Fla? Che succede? Ma dai, lascia perdere. Che non frenano più, succede come le macchine. Però per le macchine, quelle importanti, le supercar, hanno inventato i freni ventilati. Ma se può mettere un freno ventilato? Ma se può mettere un freno, secondo voi, che possa fermare una persona di un certo chilo insieme alla bici? 90 kg, 80 kg. Con una sezione... non una sezione minima e con un diametro del CD. Esatto. Può fermare, secondo voi, una persona a 80 all'ora sulle... Sì, ma può fermare, ma come? A che rischio? Ma lascia perdere. E con tanto... io li passavo, io, l'ultime salite della gara dello Zare, sul rombo, dove effettivamente il disco s'era, la pasticca s'era consumata, il disco s'era surriscaldato, discesa da 100 km, 110 km orari, ecco, dimmi chi va più lungo, io o lui. Spiega un po', Flavio. Ma lascia perdere, va. Tu che sei pluriprestigioso. Ma poi, bisogna saperci andare in discesa. Ecco, questo è il problema, per cui se uno non sa andarci in discesa. Fatevi il frenadisco da 200 di sezione. Tipo Porsche, tipo la Porsche. E poi frenate... prima di partita dalla discesa. Allora, poi vedremo chi arriva prima al tornante. Allora, prima andate allo psicologo, risolvete il problema della paura del freno in discesa e poi scegliete la bicicletta giusta. Però va bene così, ognuno fa le proprie scelte. Se poi uno giustifica e dice io ho sperimentato che per me va bene il freno a disco, fatevi il freno a disco e metteteci la gomma da motocross. Va bene. Siete aerodinamici. Fate tutto quello che volete. A proposito di aerodinamica. Però non mi venite a dire che la principale cosa è la differenza, eccetera. È il trend, tu non c'è sta niente da fare. È il trend che la moda, il mercato. Andiamo avanti. Avrà, gli spieghi un po' agli amici l'aerodinamica attuale dei ciclisti, come stanno messi, come io li chiamo i serpenti, tutti dritti come serpenti. Ah, beh, se fanno le biciclette aereo e poi stanno dritti come mountain bike. Sì, perché vanno dai biomeccanici, tra virgolette, che li mettono a culo per l'aria, quindi tendenze professionistiche, e poi mal di schiena, mal di collo, mal di zampe. 10 spessori sotto il manubrio perché se no fa la bicicletta aereo con il tubo sterzo molto basso, però lo devo stare dritto. L'efficienza non mi interessa, mi interessa portare a termine quello che mi piace fare a me, gran fondo, estreme, senza avere problemi. Né di mal di schiena, mal di collo, dolori vari, eccetera, ma in sicurezza e nel piacere di guidare, non nella tortura
di dove sta aerodinamicamente posizionata. Che non ci sta nessuno, perché nessuno piega i gomiti, nessuno piega la schiena e nessuno stringe le braccia. Ovvero, il 90% non lo fa, il 10% lo fa, però non si risolve il problema con la bicicletta aereo e con la bicicletta con i freni a disco, se c'hai paura della discesa e non stai messo bene in bicicletta. Questo è quello che vogliamo dirti. Vabbè, una bella chiacchierata, Fla, mi è piaciuta. Vabbè, salutiamo. Alla prossima. Salutiamo gli amici. Un bacione. Ciao, ciao.